Un cordiale saluto e ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento del nostro telegiornale. In primo piano la cronaca giudiziaria. Sono concluse le indagini preliminari della Procura di Teramo riguardo Strada dei Parchi S.p.A. e la mancata manutenzione dei viadotti. È stato chiesto il processo per alcuni degli indagati, i quali dovranno rispondere di inadempimento di contratti di pubbliche forniture e attentato colposo alla sicurezza dei trasporti. Chiesta l'archiviazione invece per il presunto abuso d'ufficio. Giuseppe Dintino. Potrebbero andare a processo alcuni tre vertici di Strada dei Parchi. Il procuratore di Teramo, Ettore Picardi, ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio e ora la palla passa nelle mani del giudice. L'inchiesta è quella portata avanti a novembre 2020 dalla Guardia di Finanza Teramana, che a seguito di alcuni esposti ha indagato sulla gestione delle A24 e A25, inadempimento di contratti di pubbliche forniture, attentato alla sicurezza dei trasporti e abuso d'ufficio. Erano questi i reati contestati a sei persone che avevano ricoperto ruoli apicali all'interno della società concessionaria del gruppo Toto, bersaglio della Polizia Economico-Finanziaria anche due società collegate. Cade definitivamente l'ipotesi di abuso d'ufficio, per cui la Procura ha richiesto l'archiviazione. Il pubblico ministero contestava l'assegnazione dei lavori sulle autostrade alla Toto Costruzioni, in quanto si riteneva superato il limite di legge del 60% del valore di concessione per l'ammontare dei lavori affidati a società collegate. Già un anno fa la Cassazione aveva dato ragione a Strada dei Parchi, decretando il dissequestro degli oltre 21 milioni di euro confiscati. Restano in piedi gli impianti accusatori per gli altri due reati contestati, ovvero l'inadempimento dei contratti e l'attentato alla sicurezza, per cui è stato chiesto il rinvio a giudizio, valutate le memorie difensive. La Procura ritiene possano esserci responsabilità per la mancata manutenzione dei viadotti autostradali. Le indagini infatti avevano evidenziato l'ammaloramento del calcestruzzo e delle canaline di raccolta dell'acqua, nonché la grave ossidazione dei ferri delle armature esposti a vento e pioggia. La situazione dei sette viadotti teramani dell'A24, si leggeva nel comunicato della Guardia di Finanza, è stata causata dalla totale inadempienza dal 2009 ad oggi degli obblighi di manutenzione ordinaria sulle opere d'arte discendenti dall'atto concessorio. Gli unici lavori svolti, secondo i militari, erano quelli su aiuole e segnaletica, utilizzando peraltro contributi statali. Dal proprio canto, Strada dei Parchi ha sempre ribadito infondata la presunta pericolosità delle infrastrutture, richiedendo anche un incidente probatorio. Ciò non basta però a placare la bufera sulla società del gruppo Toto, che è sotto inchiesta anche a Pescara, Sulmona e L'Aquila. A Sulmona si è già al processo. Nell'udienza del mese scorso il GUP ha deciso che sarà un'ulteriore perizia a stabilire le reali condizioni dei 16 viadotti del territorio. Gli imputati sono il consigliere di amministrazione della holding del gruppo Toto, Cesare Ramadori, all'epoca dei fatti amministratore delegato di Strada dei Parchi, della quale oggi è presidente, e poi Igino Lai, responsabile di esercizio di Strada dei Parchi, e Gianfranco Rapposelli, amministratore delegato di Infra Engineering, altra società del gruppo specializzata nella progettazione. Cronaca dichiara di avere in famiglia tutti incensurati per ottenere il reddito di cittadinanza, ma il figlio è agli arresti domiciliari. Per questo la Guardia di Finanza di Pescara ha denunciato una donna, Andrea Costantini. Una cittadina pescarese di 63 anni è stata denunciata a seguito di un'operazione portata a compimento dai militari della Guardia di Finanza di Pescara. La donna, pluripregiudicata per spaccio di sostanze stupefacenti, all'atto della presentazione della domanda per usufruire del reddito di cittadinanza, ha prodotto una documentazione falsa dichiarando di avere a carico una famiglia di incensurati, quando invece il figlio è agli arresti domiciliari per oltraggio a pubblico ufficiale. Uno stratagemma che le ha permesso di intascare per un anno e mezzo un assegno da 1.100 euro al mese, con una truffa perpetrata ai danni dello Stato di circa 20.000 euro. Nell'ambito dell'operazione, i militari delle Fiamme Gialle hanno chiesto all'autorità giudiziaria la revoca del beneficio del reddito di cittadinanza e il sequestro preventivo delle somme ottenute illecitamente. Le indagini fatte di accertamenti, controlli e rese possibili grazie all'incrocio e all'elaborazione dei dati disponibili nel patrimonio informativo della Guardia di Finanza hanno disvelato un meccanismo ormai tipico di chi vuole ottenere il reddito, ma non l'unico. Tra i percettori abusivi vi sono anche stranieri non residenti, evasori totali, proprietari di ville e autovetture di lusso, appartenenti ad associazioni criminali dedite a traffici illeciti o persone condannate in via definitiva.
Numeri alla mano, fa sapere la Guardia di Finanza, nel solo 2021 sono 217 milioni di euro richiesti da chi non ha alcun titolo per farlo. I numeri aggiornati della pandemia sono 2.633 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Del totale 2.262 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari 2.856 e tamponi antigenici 11.072 è pari al 18,9%. Gli attualmente positivi tornano a superare quota 50.000. Si registrano 6 decessi recenti. Il bilancio delle vittime sale così a 3.182. Gli attualmente positivi sono 50.599. In lieve calo sono i ricoveri, 322 pazienti, meno 4 sono ricoverati in ospedale in area medica e 10, meno 1 sono in terapia intensiva, mentre gli altri 50.267 sono in isolamento domiciliare. I guariti odierni sono 1.833. Alla luce dei dati odierni, l'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti in Abruzzo sale a 1.100, si tratta del dato più alto in Italia. I numeri peggiori sono quelli della provincia di Chieti, che ha un'incidenza pari a 1.206. Andiamo a Pescara. Sui fondi per la nuova residenza universitaria, regione e comune non perdono questa occasione. Questa è la richiesta dei consiglieri regionali e comunali del Partito Democratico, che sollecitano risposte anche dopo la presentazione di un ordine del giorno votato all'unanimità in consiglio comunale. Paolo Renzetti. Fondi per la nuova residenza universitaria a Pescara. Regione e Comune non perdano questa occasione. Questo è il richiamo del Partito Democratico, che ha ricordato questa mattina attraverso i suoi consiglieri regionali e comunali che il primo termine per la presentazione dei progetti scadrà il 17 maggio del 2022 e il secondo il 31 gennaio del 2023. E si tratta di termini stretti per aderire all'impegno che il Consiglio Comunale di Pescara ha rivolto al Sindaco, alla Giunta regionale e all'ADSU. È un bando che ha pubblicato il MIUR il 16 di febbraio. Bisogna correre, perché è un'opportunità notevolissima, sono 467 milioni di euro, 300 milioni di fondi del PNRR, il 40% di questi fondi andrà a regioni abruzzesi e c'è la possibilità quindi di realizzare nuove strutture per residenze universitarie, quindi con costi calmierati per studenti meritevoli di borse di studio e che hanno bisogno appunto di avere alloggi per poter studiare. La cosa che dispiace è notare che, malgrado si avvicini, siamo a meno di un mese dal primo scadere del bando, non ci sono iniziative della Regione e del Comune su questo punto di vista. Noi abbiamo sollecitato il Comune con un ordine del giorno che abbiamo fatto approvare al Consiglio Comunale perché si agisca celermente. Davvero questa opportunità non può essere perduta, anche perché la disponibilità di alloggi universitari è un attrattore fondamentale per la scelta universitaria, perché l'università è un elemento centrale nello sviluppo della città, perché anche è una questione fondamentale di diritto allo studio. Senza la disponibilità di alloggi universitari molti studenti non possono permetterselo, quindi c'è in gioco il nostro futuro, Pescara non può perdere questa occasione. Ci spostiamo a Teramo, dove stamattina è stata inaugurata la 31ª Fiera dell'Agricoltura. Sono oltre 200 gli espositori del settore che partecipano all'evento, collocato quest'anno per la prima volta lungo il Parco Fluviale. La fiera si concluderà lunedì 25 aprile. Tania Bonici Castelli. Taglio del nastro delle autorità e benedizione del Vescovo Leuzzi. È iniziata così la 32ª Fiera dell'Agricoltura di Teramo. 200 espositori tra produttori, associazioni no profit, attrezzi agricoli, piccoli animali, mercati contadini, piante, fiori e gastronomia, senza dimenticare i convegni a tema. Il tutto in uno spazio nuovo dove mostrarsi: il Parco Fluviale, il polmone verde della città. Tanti espositori pari probabilmente a quelli dello Stadio Bonolis, circa 200, con una differenza sostanziale però, che questi espositori sono tutti centrati sulla Fiera dell'Agricoltura, perché eravamo abituati a una fiera dove c'erano delle esposizioni un po' miste, quindi abbiamo cercato di fare un lavoro di pulizia con il Comitato Fiera. Poi l'estensione del parco, che è superiore a quella dello Stadio Bonolis, con tanti spazi verdi da utilizzare. Oggi è la giornata della terra.
terra. Abbiamo deciso di inaugurare quella che per noi è la nuova fiera dell'agricoltura proprio in questo giorno. Tutta la convenistica sarà centrata sulla sostenibilità. È un segnale forte che vogliamo dare come amministrazione per la fiera dell'agricoltura di quest'anno e per quelle che arriveranno. L'agricoltura come mai oggi rappresenta una delle risorse economiche più importanti per il paese. Teramo vanta una tradizione antica nella coltivazione di grano e orzo. Che mezzi espone in questa fiera? Allora, io espongo macchine e trattori d'epoca, si usavano anni 50, 40, anche 30. Sono delle vecchie trebbiatrici, praticamente si doveva trebbiare davanti all'aia del contadino, si faceva il mucchio di grano, di paglia. Invece adesso ci sono le mititrebbie che vanno direttamente nei campi. Oggi le cose sono un po' cambiate. Ma del tutto. E alla fiera dell'agricoltura non poteva mancare l'Istituto Agrario di Teramo, il Dipo Parozzi, che ha presentato l'Autostrada delle Api, un progetto green dedicato al ripopolamento di questi preziosi animali. Questo progetto in effetti prevede un'autostrada, chiamata proprio così, perché è un corridoio praticamente dove le api e tutti gli insetti impollinatori possono trovare il ristoro, ed è un'autostrada molto lunga perché abbiamo pensato di partire dal mare fino alla montagna, da Giulianova fino a Isola del Gran Sasso. Come si costruisce questa autostrada? Creando delle oasi lungo il percorso. In maniera particolare a Teramo saranno posizionate delle casette di vetro e legno all'interno delle quali ci saranno delle arnie. Gli organizzatori dell'evento prevedono in questi giorni almeno 50.000 visitatori provenienti da diverse regioni. La Fiera dell'Agricoltura di Teramo si concluderà lunedì 25 aprile. E agricoltura protagonista anche a Lanciano, un appuntamento immancabile per gli addetti ai lavori che quest'anno potranno acquistare i biglietti online ad un prezzo ridotto. Selenia Secondi. Sarà la 60ª edizione, quella del 2022, per la Fiera dell'Agricoltura di Lanciano, un traguardo importante per una fiera diventata una tradizione per gli addetti ai lavori. Cresciuta nel tempo, quest'anno la fiera, nonostante due anni difficili, chiude il bilancio con un segno più. Le novità di quest'anno saranno, ci sarà delle macchine telecomandate sempre più da lontano, soprattutto per cercare di dare i cosiddetti anticrittogamici a una certa distanza e che possano naturalmente sentire con dei sensori anche che tipo di prodotto dare al, faccio un esempio, al vigneto o ai cereali. Quest'anno avremo per esempio una convegnistica, manco farla apposta, molto attuale e dedicata sui cereali. E in un periodo purtroppo di guerra, con la guerra del grano che c'è in giro, per cui non è una cosa semplice. Parliamo del bilancio positivo che si registra quest'anno, un risultato importante per un mandato per lei che è agli sgoccioli. Sì, noi abbiamo avuto quasi sempre nei 10 anni in cui sono stato presidente bilanci positivi. L'anno scorso naturalmente nel 2020 non era possibile perché la fiera è stata chiusa, quindi non potevamo fare le attività e quindi il personale era in cassa integrazione, ma quest'anno siamo tornati ad essere positivi, anche se di poco, e di buon auspicio anche per i soci che sono insieme a noi. Con questa edizione che si svolgerà dal 20 al 22 maggio ripartono anche i convegni, saranno 2 al giorno e riguarderanno temi come il futuro per il settore cerealicolo e l'innovazione per i vigneti e gli oliveti. Soffre in Abruzzo il settore agricolo a causa degli aumenti delle materie prime, ma l'agricoltura rappresenta comunque un comparto significativo per la regione. Una 60ª edizione per un settore, un comparto che soffre, ma comunque per il quale la regione crede sempre. Ma sicuramente sì, la Fiera di Lanciano comunque è storicamente il punto in cui domande e offerta si incontrano, ma storicamente, l'ho detto prima nella conferenza stampa, è
il luogo dove tutto il mondo agricolo abruzzese va, anche se non ha niente da comprare o da vendere. Sicuramente rappresenta nella storia, nella cultura agricola abruzzese, un punto importante di arrivo. 60ª edizione, a testimonianza del valore che ha questa fiera, il motto di oggi è fiorisce il futuro, quindi significa che dopo 60 anni sicuramente ci saranno tante altre edizioni della fiera di Lanciano, padiglione fieristico che sicuramente oramai è un po' vetusto e su cui si sta ragionando anche come Regione Abruzzo per vedere di renderlo al passo coi tempi. E dopo 2 anni di stop causa Covid, ad Avezzano torna a svolgersi regolarmente la fiera del 25 aprile. Il 26 inoltre si riaccenderanno i tradizionali fuochi in onore della Madonna di Pietraquale. Il servizio. Dopo 2 anni di stop, comune e tavolo tecnico danno il via libera ai 2 grandi eventi tanto attesi da Avezzano ma da tutta la Marsica. Parliamo del 25 aprile e del 26 aprile, quindi fiera e i tipici fogaracci. Come si svolgeranno questi 2 eventi? Proprio ieri c'è stato l'incontro tra amministrazione di Pangrazio, comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, al tavolo tecnico, incontro che si è tenuto presso il commissariato di polizia di Stato di Avezzano. I comitati tecnici si sono tenuti in più circostanze, ieri era l'aspetto esclusivamente tecnico dopo che avevamo ottenuto già il giorno precedente il disco verde da parte della prefettura, sia per l'evento del 25 che chiaramente fa riferimento alla fiera dove finalmente, dico io, finalmente si torna a vivere, però ricordiamoci che il Covid non è terminato. Col Covid noi abbiamo anche un altro evento ancora più drammatico che la guerra in Ucraina, non è che l'Ucraina sia lontana o sia vicinissima da qui, ma abbiamo anche questo ulteriore gravame, diciamo così. Ma dicevo che il 25 ci sarà la fiera, a seguire la sera dei fuochi del 26. C'è un'indicazione che non è solo un'indicazione ma un suggerimento, ma c'è un obbligo perché il nostro legislatore lo ha riportato tassativamente in un decreto legislativo, che è l'utilizzo della mascherina nel momento in cui si è all'aperto e ci sono gli assembramenti. Quanti stand sono attesi per la fiera del 25? Per la fiera del 25 sono già state fatte 93 domande che sono state dislocate nella parte, nel cuore centrale di Avezzano, quindi via Mazzini, via Corradini e una parte di via Sergio Garibaldi. Presentato nella sede della Fameccanica di San Giovanni Teatino il progetto denominato Demonstration Center sull'intelligenza artificiale. Vediamo. Strumentazione avanzata unita a sapere e competenze, la ricerca applicata è finalmente realtà anche in Abruzzo, dove un nuovo Demonstration Center è stato inaugurato. All'interno tecnologie che spaziano dalla manifattura additiva alla realtà aumentata, dai robot collaborativi alle cellule robotiche. Si è svolta infatti nella sede di Fameccanica la conferenza stampa di inaugurazione del Demonstration Center promosso da Confindustria, Chieti Pescara, Fameccanica, Abiside e Fraunhofer Italia. Primo vero progetto di ricerca industria 4.0 in Abruzzo. Ma il progetto intende proporre e rendere possibile operazioni di open innovation che oggi sono necessarie alle aziende per tendere all'eccellenza. Abbiamo pensato questo progetto un anno fa, abbiamo analizzato quelle che erano tutte le tecnologie presenti sul mercato che potevano interessare soprattutto al tessuto economico locale. Dopo un'attenta selezione e un coinvolgimento di questi grossi gruppi internazionali, oggi siamo riusciti a realizzare questo Demonstration Center con la partecipazione di importantissimi brand a livello internazionale come ABB, come KUKA, come UL Robot, la Dassault System per quanto riguarda tutta la parte software di gestione del virtual commissioning, che è una fase importantissima oggi che permette alle aziende di collaudare, di fatto progettare e collaudare l'impianto in maniera virtuale, prima ancora di essere in realtà realizzato. Sì, questo è un progetto fortemente voluto da Confindustria Chieti Pescara, è un progetto che guarda all'open innovation. Qui abbiamo, grazie all'ospitalità di Fameccanica, un luogo dove potremo attivare un demonstration center con i più grandi players mondiali nel campo della robotica, della manifestazione
manifattura additiva, della realtà aumentata. Quindi è una grande, grandissima opportunità che anche grazie a un partner di rilievo come il Fraunhofer, che è il più grande centro di ricerca europeo, potremo mettere a disposizione delle imprese non solo, diciamo, nel nostro territorio, non solo di tutto l'Abruzzo, ma direi anche e soprattutto delle altre imprese che sono limitrofe, nelle regioni limitrofe alla nostra, diciamo, al nostro Abruzzo. Ed ora la pagina dedicata allo sport. Mancherà Frascatore nel Pescara, che domani alle 17.30 riceverà l'Imolese per l'ultima giornata di campionato. Arbitrerà Cavaliera di Paola. Zauri sprona i suoi alla conquista dei 3 punti per non avere rimpianti di classifica, e poi le attenzioni andranno ai playoff. Vediamo. Chiudere bene il campionato battendo l'Imolese, non c'è molto da girarci intorno e Luciano Zauri lo sa. Il Pescara vuole i 3 punti per tenersi almeno il 4° posto e tentare di strappare il 3° al Cesena, se i bianconeri e i romagnoli dovessero cadere a Siena. Zauri ammette che il cambio in panchina solitamente dà una scossa positiva al gruppo, ma è anche contento di come la squadra sta lavorando. Domani il Pescara tornerà al 4-3 per l'esigenza di limitare i cambiamenti, ma Zauri sa bene che questa squadra può avere più volti in vista della decisiva fase della stagione. Sono convinto, anche perché il percorso di questa squadra ha detto che la squadra può fare tutti e 2 moduli, ma potrebbe fare anche un altro, secondo me, e non è detto che non lo vedremo prima o poi. Mi auguro di sì, perché vuol dire che siamo andati dove dobbiamo andare. Anche nel mio passato qui lo avete visto, a me quando c'è da mettere i 3, i 5, i 7, l'importante è portare a casa la pagnotta, come si dice, per cui problemi zero, l'importante è che si vinca. Forse come terza partita, appunto, ho un'idea più ampia di questi ragazzi, per cui qualche idea su fare qualcos'altro ce l'ho, però in teoria vorrei cambiare il meno possibile in generale, perché ovviamente il tempo è poco, ma come ho detto il primo giorno la squadra più o meno si basa sempre su quei 14-15, se siamo fortunati a poter utilizzare. Recuperato Zappella, che però non sarà rischiato e andrà in panchina. Out Frascatore per la frattura alla mano, Zitta favorito su Rasi per la sostituzione. Cancelotti, Drudi e Ingrosso completano la difesa, ma occhio ai Lanes. In mezzo torna Derisio con Pompetti e un Pontisso non al 100% per il solito problema al piede. Davanti Dursi, Ferrari e Clemenza. L'Imolese ha evitato la retrocessione diretta, ha bisogno di punti per migliorare la griglia play-out e potrebbe avere la restituzione dei 2 di penalizzazione nell'udienza al CONI di venerdì prossimo. L'allenatore Fontana sarà privo di Alessandro Lombardi, squalificato, Lia infortunato e forse del portiere Rossi non al meglio, e dovrà gestire le 3 diffide di Vona, da Lena e l'ex Padovan, che rischiano di saltare l'andata del play-out. Su avversari e sulla gara di domani, ecco il punto di Zauri. Una squadra che sta cercando di non dico di tirarsi fuori, poi di guadagnare qualche posizione in classifica. È una squadra tosta che difende in 11, sotto palla tutti, organizzata, sa quello che deve fare, che non è un dettaglio, per cui è una partita molto molto difficile, però ti ripeto, loro ci interessano sì, ma noi siamo consapevoli della nostra forza. I 3 punti di domani sono molto importanti per non avere rimpianti, no? Quindi dobbiamo fare il massimo, e così come abbiamo fatto nelle precedenti partite. Quindi vincere la partita domani e poi andare a vedere cosa è successo negli altri campi, anche perché la vittoria di domani, la partita di domani serve comunque a prepararsi appunto ai playoff. Quindi è una partita da vincere assolutamente, siamo pronti. Volgendo un attimo lo sguardo oltre, il pensiero è verso una difficile promozione in Serie B. Zauri non lo dice apertamente, ma ammette. Ah, il massimo, assolutamente il massimo. Quando mi è stato chiesto se volevo tornare qui, non ho chiesto né come né quando, l'importante era arrivare. È difficile, sì, è molto difficile, ma per fortuna ho le armi per poterlo fare, quindi noi ci proveremo fino all'ultimo secondo per poter provare a fare qualcosa di grande. Quanto grande lo vedremo alla fine. Ultimo impegno di campionato anche per il Teramo, in casa contro la vice capolista reggiana. Assente De Grazia tra i biancorossi, che potrebbero dare spazio a chi ha giocato meno. Guidi fa un punto dell'annata dei suoi primi 90 minuti conclusivi, ricordando anche i momenti complicati. Vediamo. Sinceramente è una difficoltà che ho avuto per tutto l'arco della stagione, perché, lo rimarco per l'ennesima volta, sono in tanti quelli che avrebbero meritato anche più spazio, che però purtroppo, o per un motivo o per l'altro, sono sempre, qualcuno è stato penalizzato, anche se sul campo durante la settimana aveva fatto bene. E domani è chiaro che è l'ultima partita, e la vogliamo giocare al massimo delle nostre forze, vogliamo onorare il campionato
e vogliamo festeggiare insieme alla nostra, ai nostri tifosi la salvezza, e quindi vogliamo fare una partita seria. Abbiamo avuto delle situazioni a cui non ero assolutamente abituato a dover gestire, ed è stato, è chiaro che ho commesso tantissimi errori in quel periodo, perché magari non sono neanche riuscito a isolare la squadra dalle problematiche. Era un momento in cui eravamo anche vicinissimi al mercato di gennaio, e quindi potete immaginare quali potevano essere anche le idee o i pensieri anche dei calciatori, ma di ognuno di noi, perché a un certo punto non sapevamo nemmeno se finivamo il campionato. E quindi in tutte quelle difficoltà là penso di essere maturato, perché ho affrontato delle difficoltà a cui non ero abituato ad affrontare, io insieme ai miei calciatori, insieme a Fabio Gatta, li ripeto, Marco Volponi, Carlo Musa, tutti quelli che ci sono stati in quei momenti, e ai miei calciatori, che però penso che da quelle difficoltà siamo migliorati tutti quanti. Allora il dubbio in porta ce n'ho. Jacoponi penso che partirà proprio dal primo minuto, penso che giocherà Viero dal primo minuto, e poi il resto sono tanti ballottaggi anche in relazione ai pensieri che ho prima esternato. Era secondo me una cosa scontata, perché è la storia che dice questo. L'anno scorso in questo girone si salvarono con 38, quest'anno arriveranno a 39, quindi con 40 saresti stato salvo, e più il livello è alto e più il livello è equilibrato, è chiaramente che poi è difficilissimo. Addirittura due giornate fa pensavamo a 42 di poter entrare ancora nei play-out, ma sarebbe stato l'eccezione che avrebbe confermato la regola. Ogni girone a 40 solitamente sei salvo, quindi quello che ho detto io era un'ovvietà. Andiamo in eccellenza. Nel recupero di penne, l'Avezzano ha sciupato il primo match ball per guadagnare la promozione in Serie D. Non ha nascosto la sua delusione l'allenatore Tonino Torti, che auspica dai suoi un altro atteggiamento nella gara di domenica a Castelnuovo contro la Torrese. Altra opportunità di avere il pass per la D. Vediamo. Mister Torti, c'erano i propositi per chiudere questo campionato, ma in realtà poi l'Avezzano non è sceso subito in campo. Bravo, i primi minuti siamo rimasti nello spogliatoio, avevo avvertito che giustamente il Penne era una partita dove si giocava l'ultima chance per poter eventualmente raggiungere la salvezza diretta, ma noi, loro l'hanno fatto vedere questo, noi non l'abbiamo fatto vedere. Ripeto, la ripresa, compreso tutti i 21 minuti che sono stati giocati, la mia squadra sembrava non essere in partita. Poi il secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa e sicuramente la squadra è stata molto più propositiva, però ripeto, una squadra come la nostra che deve chiudere il discorso, non è quello l'atteggiamento giusto, perché qui non ti regala niente nessuno, come è giusto che sia. Insomma, la matematica dice che ancora non abbiamo raggiunto niente, domenica abbiamo un'altra partita difficile, però dobbiamo andare con un piglio diverso, con il piglio che abbiamo messo in tutte le altre partite. Forse questa è stata l'unica partita dove veramente la mia squadra nei primi minuti è come se non fosse scesa in campo, per cui dobbiamo cambiare questo atteggiamento se vogliamo veramente festeggiare poi al De Marzi. L'ultima degli indisponibili ti recupera? A parte i due squalificati, Dos Santos e Laguzzi, e Lombardo non credo, Kras non credo, però non è questo, non faccio, perché la rosa della squadra è una rosa abbastanza importante, infatti il secondo tempo l'ha dimostrato, no? Per cui non dobbiamo piangerci addosso su queste cose qui, noi dobbiamo andare avanti, cercare di chiudere appunto il discorso, dobbiamo cercare di vincere la partita domenica, quantomeno andare a fare il risultato, perché è nelle nostre corde, l'abbiamo sempre fatta, per cui è con un atteggiamento diverso da quello di oggi. Volley domenica in A3 alle 18 in programma, gara 2, quarti di finale dei playoff tra Porto Maggiore e Abbapineto in terra ferrarese. In A2 femminile domani ci sarà alle 16 l'anticipo tra Club Italia e Altino per il pool salvezza. In B maschile pure domani alle 18 l'Alba ospiterà il San Giovanni in Marignano, mentre mezz'ora prima il Paglieta scenderà a Monte Rotondo. In B1 femminile domani alle 18 la Teatina riceverà il Palasport di Nocciano il Castelfranco Pisa. In B2 infine sempre domani alle 18 in arrivo il derby tra Teramo e Ceteas Montesilvano al Pala Elettra. La Dannunziana se la vedrà con Pagliari in uno scontro salvezza, mentre il Gada 3 Pescara è atteso dal Fasano.
E termina qui il nostro telegiornale. Tutti i servizi che avete visto sono disponibili sul nostro canale social YouTube e al sito www.tv6.it. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.